tocca al nero. Questa è una partita celebre, questa è Flor Geller 1949. È una partita celebre perché in finale Geller fece una mossa bellissima in una posizione in cui diciamo sacrificò una torre, è una posizione, una classica posizione che sta su tutti i libri di tattica. Vabbè, però ristudiandola mi sono reso conto che in questa posizione, alla 23ª mossa, vi è anche un simpatico esercizio che possiamo usare. La possiamo usare come esercizio. Bene, valutiamo un attimo la posizione. È un'est-indiana in cui abbiamo il nero ha conservato il pedone in E5. Abbiamo una tipica posizione, cioè in cui il nero lotta per le case scure, sta facendo una strategia su case scure, il che significa la casa D4 è di estrema importanza per lui. E difatti il cavallo è puntato su D4, l'alfiere è puntato su D4. Bene, che altro? Nient'altro per ora. Il cavallo bianco però sta contrastando efficacemente. Per ora questo discorso. Su cosa si basa Flor? Flor si basa essenzialmente sul concetto che abbiamo di alfiere di colore contrario e quindi vuole giocare per la patta. Infatti tutta la sua partita sarà dedicata alla patta. Bene, che cosa può fare il nero? Ecco, questa è la domanda che rivolgo a voi. Mi è piaciuta questa posizione, mi è piaciuta la mossa di Geller perché non solo segue un principio che stiamo studiando in questa serie di esercizi, ma anche perché poteva essere usato come esercizio anche per un'altra manovra tipica che abbiamo visto in altri video del sito. Non posso dire di più perché finché non avete indovinato la mossa, diciamo che il cavallo è attivo, sta a posto nella sua casa migliore, l'alfiere Camposcuro pure è posto nella sua casa migliore. Chi altro vi devo dire? Beh, sono passati 2 minuti, io penso che a questo punto il torneo forse l'avreste già fatta la mossa. E cioè sono convinto che come anch'io avrei giocato Torre di 8. Detto francamente, Torre di 8 sembra naturale, no? Se devo incrementare la pressione su D4, ho detto che è importante. Sì, è vero, però in realtà il pezzo peggiore del nero è visibilmente la torre A8, che al momento è alla difesa del misero pedone. E la mossa di Geller, invece, fu torre A6. Cioè, il concetto è quello di migliorare il pezzo peggiore del nero con una alzata di torre, una rook lift. Ecco perché dicevo che era interessante questo esercizio, poteva avere due ottiche diverse. Vediamo qualche altra mossa della partita, giusto per vedere come è andata a finire. Dopo alfiere F1. Torre B6, ecco, Re C2, Torre B4, il nero ha attaccato i due pedoni, alfiere H3, cosa diavolo stava tentando di fare il bianco? Ah sì, ha inchiodato il cavallo e la torre. Perché sto continuando a far vedere la partita? Per un motivo, perché guardate, a questo punto Geller ha sbagliato. Avrebbe dovuto giocare alfiere E3, cacciare la torre e poi catturare il pedone e sarebbe rimasto col pedone in più. Viceversa, ha giocato scacco, che insomma sembra abbastanza naturale, ma dopo Re B1, scacco, mangia, cambia le torri. Adesso c'è l'alfiere in presa, quindi ha spostato. Cavallo C5, ecco la fregatura. Quell'inchiodatura ha costretto alfiere per C5, mangia, mangia, mangia. E siamo entrati in un finale di torre. Questo
Quindi è un finale di torre che sapete è difficile da vincere. Poi, ringraziando il cielo, Flor ha sbagliato nuovamente e vabbè. Poi vi ho detto il finale, il nero addirittura ha sacrificato quella sua unica torre. Insomma, la partita è stata tutta poi, diciamo, ha avuto tutt'altro seguito. Ma ve l'ho fatta vedere per esprimere sempre lo stesso concetto, cioè che non si può giocare solo sul principio del pezzo peggiore, cioè è qualcosa che aiuta quando non si sa che fare, però dobbiamo sempre calcolare. Qua persino Geller ha sbagliato, cioè non si è reso conto che entrava, diciamo, favoriva il bianco cambiando tutti i pezzi, però comunque è molto bella l'idea della alzata di torre con cui ha migliorato la posizione del suo pezzo peggiore.